Lunedì 17 gennaio, buon pomeriggio e ben ritrovati al giornale radio di Mediaterraneo News. In studio Francesco Maria Ventrella. Allarme dai rianimatori, continua a salire la percentuale dei posti letto occupati a causa di pazienti colpiti dal Covid, il servizio di Fabio Pengo. Rimane alta l'attenzione negli ospedali italiani, dove la percentuale dei posti letto occupati da malati Covid sale al 29%. La Società Italiana degli Anestetisti impegnati nelle terapie intensive fa sapere che servono indicazioni per trattare gli asintomatici che devono sottoporsi ad operazioni per altre patologie e che risultano positivi al tampone d'ingresso nei reparti. È una popolazione in crescita, commenta Antonio Giarratano, presidente degli anestetisti. Servono protocolli e spazi dedicati che oggi non sono codificati. In questo momento, continua Giarratano, le aziende ospedaliere si muovono come possono, ma c'è il rischio di aumentare le attese e occupare posti per chi è in condizione critica. Intanto, a causa dell'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron, la Cina ha annullato la vendita dei biglietti per le Olimpiadi di Pechino 2022. Solo gli invitati potranno seguire le gare e le prove. Precedentemente, l'ipotesi era di occupare posti fino alla metà della capienza degli impianti. Il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, non giocherà agli Australian Open. Le ultime novità da Silvio De Toma. Il tennista serbo Novak Djokovic è atterrato stamattina all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, dopo l'espulsione dall'Australia. Ieri, infatti, aveva perso il ricorso contro la cancellazione del suo visto d'ingresso, una decisione, quella della corte australiana, che ha compromesso i rapporti già tesi da giorni con il piccolo stato europeo. Su tutti i quotidiani serbi oggi campeggiavano le parole scandalo e vergogna. Djokovic così non giocherà più gli Australian Open, il torneo di tennis che lo ha consacrato più volte campione. Passiamo alla politica. Continuano le discussioni tra i partiti per la scelta del nuovo capo dello Stato. Sentiamo Emanuele Saponieri. Ancora polemiche sulla scelta del Presidente della Repubblica. Fa discutere il divieto di partecipazione al voto dei grandi elettori positivi al Covid o di quelli in isolamento. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, aveva già respinto questa ipotesi. Protestano il centrodestra e Italia Viva, che chiedono soluzioni alternative per consentire a tutti, positivi e non, o in quarantena, di partecipare al voto. Anche Palazzo Chigi sarebbe favorevole a un protocollo che garantisca la partecipazione in sicurezza di tutti i grandi elettori. La decisione dovrà essere presa dalla Presidenza e dai capigruppi di Montecitorio prima di lunedì prossimo, data di inizio delle votazioni. E ora la cronaca. Restano un mistero le cause della morte della donna di Gabice, morsa per la seconda volta da un ragno violino nel giro di pochi mesi. I dettagli da Carmen Palma. Una donna di 46 anni è morta nella sua abitazione di Gabice, in provincia di Pesaro. Due mesi fa era stata morsa da un ragno violino in un gattile di San Bartolo. Era la seconda volta che la donna veniva morsa. La prima, a settembre, sempre nello stesso gattile, non aveva riportato danni significativi. Il secondo episodio, a novembre, aveva costretto la donna ad assumere antidolorifici per tempo prolungato. La sua morte è stata improvvisa, non sono ancora chiare le cause del decesso. La procura dovrà accertare se sia stata colpa di un sovradosaggio di farmaci. I casi di morsi del ragno violino sono molto diffusi al nord e considerato una delle due uniche specie italiane con potenziale rilevanza medica. Passiamo agli esteri. È ancora in corso l'eruzione del vulcano sottomarino nell'arcipelago delle isole Tonga. Le comunicazioni sono ancora in gran parte interrotte e per il momento non sono stati segnalati morti. Si teme che lo tsunami provocato dall'eruzione abbia causato enormi danni. Nuova Zelanda e Australia hanno inviato aerei militari per stabilirne l'entità. Passiamo al calcio. Ieri si sono disputate alcune partite della 22esima giornata di Serie A, tra cui il big match Atalanta-Inter finito a reti inviolate e Roma-Cagliari che ha visto i giallorossi vincere per 1-0 con gol del nuovo acquisto Sergio Oliveira. Oggi si conclude il turno con Milan-Spezia e Bologna-Napoli alle 18.30 e Fiorentina-Genoa alle 20.45. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Al prossimo appuntamento con informazione su Mediaterraneo News.